L'appuntamento è di quelli ghiotti a dir poco, torna a Piacenza dal 3 al 5 marzo sul pubblico passeggio il tour dei migliori maestri cioccolatieri artigiani di Art & Choc. Do il benvenuto a Roberto Donolato di Mark Co. & Co. Benvenuto su Radio Sound. Buongiorno, grazie dell'invito e buongiorno ai radioascoltatori. Si preannunciano giorni davvero gustosi, direi, per questo tour che porterà a Piacenza che cosa? Beh, allora torniamo per il secondo anno a Piacenza. Art & Choc è da 15 anni che gira a moltissime città nel nord Italia, a Aosta piuttosto che Ravenna, Ferrara, Savona. Sono ormai da 15 anni che ci andiamo. Ritorniamo con tanta voglia, l'abbiamo fatta l'anno scorso a Piacenza per la prima edizione, è stato piacevole, i nostri espositori sono stati davvero molto contenti. Ritorniamo quest'anno nella convinzione di fare ancora meglio e di prepararci a finire il nostro tour. Abbiamo terminato questo weekend Savona, di finire il nostro tour tra 3-4 tappe, nella convinzione di aver portato tanta gioia, tanto sorriso e speriamo anche tanto pubblico, perché abbiamo visto che queste nostre manifestazioni richiamano nelle città davvero tanta gente. Ecco, mi stavo chiedendo cosa è possibile trovare negli stand. Beh, allora i nostri espositori arrivano da quasi tutte le regioni italiane, quindi dalla Sicilia per passare per la Calabria, l'Umbria, Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, si trova di tutto, ognuno con la propria tipicità. Quindi in Sicilia ovviamente abbiamo il cioccolato di Modica e i cannoli, che è un prodotto veramente molto buono. Per poi passare dalla Calabria c'è un'azienda, Magna Grecia, che fa dei cremini eccezionali, ogni tappa porta qualche gusto nuovo, quindi c'è sempre grande ricerca anche su questo. Poi l'Umbria, anche qui con le tavolette classiche, i baci per Lucina realizzati in maniera ovviamente diversa, i gianduiotti del Piemonte e altri cremini, le spalmabili. Sarà un giro dell'Italia praticamente del gusto, direi, ad Art & Choc, che domenica si arricchirà anche della presenza della mostra mercato, anche delle bancarelle dei mercanti di qualità. Grazie a Gloriana Tironi facciamo questa collaborazione, abbiamo iniziato l'anno scorso, e vedere assieme cioccolato con prodotti di qualità su pubblico passeggio è sicuramente una gran bella cosa. Dal 3 al 5 marzo sul pubblico passeggio Faxal c'è il tour dei migliori maestri cioccolatieri artigiani di Art & Choc, e domenica anche le bancarelle dei mercanti di qualità, un appuntamento gustosissimo da non perdere anche per fare acquisti, perché no, per la prossima bella stagione. Grazie a Roberto Donolato, che è stato con noi di Mark Co. & Co., che ci ha dato qualche anticipazione gustosa. Grazie anche a voi e a tutti i radioascoltatori.